Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, o sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno della divina volontà. E stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nel divin volere. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 43 e 44, 27 dicembre 1900 e 4 gennaio 1901. Questa mattina mi trovavo con un timore sul mio stato che non fosse il Signore che operasse in me, con l'aggiunta che non si benignava di venire. Onde, dopo molto aspettare, quando appena l'ho visto, gli ho esposto il mio timore e lui mi ha detto: Figlia mia, prima di tutto per gettarti in questo stato vi è un concorso della mia potenza. E poi chi avrebbe dato a te la forza, la pazienza di stare per sì lungo tempo in questo stato dentro un letto? La perseveranza sola è un segno certo che l'opera è mia, perché solo Dio non è soggetto a mutarsi, ma il demonio e la natura umana spesso, spesso si mutano. E ciò che oggi amano, domani aborriscono. E ciò che oggi aborriscono, domani amano e trovano le loro soddisfazioni. Dopo aver passato giorni amarissimi di privazione e di turbazione, mi sentivo dentro di un mistico inferno. Senza di Gesù tutte le mie passioni sono uscite alla luce.
espandendo ognuna le loro tenebre, mi hanno oscurato in modo che non sapevo più dove mi trovavo. Quanto è infelice lo stato di un'anima senza Dio. Basta dire che senza Dio l'anima sente ancora vivente dentro di sé l'inferno. Tale era il mio stato, mi sentivo straziare l'anima da pene infernali. Chi può dire quello che ho passato? Per non fare lungherie passo innanzi. Quindi questa mattina, avendo fatto la comunione, stando nel sommo dell'afflizione, ho sentito dentro di me muovere nostro Signore. Io, vedendo la sua immagine, ho voluto guardare se fosse di legno oppure vivo di carne. Ho guardato ed era il crocifisso vivo di carne, che guardandomi mi ha detto: se la mia immagine dentro di te fosse di legno, l'amore sarebbe apparente, perché il solo amore vero e sincero, unito alla mortificazione, mi fa rinascere vivo crocifisso nel cuore di chi mi ama. Io nel vedere il Signore avrei voluto sottrarmi alla sua presenza, tanto mi vedevo cattiva, ma lui ha ripreso a dire: dove vuoi andare? Io sono luce, dovunque tu vai, la mia luce ti investe dappertutto. Alla presenza di Gesù, alla luce, alla voce, le mie passioni sono scomparse, non so io stessa dove sono andate. Sono rimasta come una bambina e sono ritornata in me stessa, tutta cambiata. Sia tutto a gloria di Dio e a bene dell'anima mia. Questi due capitoletti che sembrano scollegati tra di loro, aventi ad oggetto temi differenti, in realtà hanno un medesimo punto focale su cui concentrare la nostra attenzione, che si potrebbe sintetizzare nella mutevolezza, miseria e inconsistenza della creatura e invece stabilità, immutabilità stabilità e mutabilità del Creatore. C'è un salmo molto bello che con un'espressione forte, apodittica, sentenzia in questo modo: un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Altri passi della scrittura dicono: più fallace di ogni altra cosa è il cuore, difficilmente conoscibile. Chi lo potrà conoscere? E poi aggiunge: io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la propria condotta e secondo le proprie azioni. Questo è un altro brano della Sacra Scrittura. La mutevolezza dell'uomo è stato un tema, e la sua instabilità, la sua miseria, è stato un tema che ha affascinato nel corso della storia pensatori, filosofi, teologi. C'è una parte anche della nostra teologia cattolica, che è il filone agostiniano, che si basa a sua volta sul filone filosofico platonico, che ha molto approfondito l'interiorità e quindi il tentativo dell'uomo di scendere dentro se stesso e capire qualcosa di sé, o anche cercare Dio dentro se stesso. A differenza, ecco, della corrente aristotelica, che trova l'emblema in San Tommaso d'Aquino, che cerca Dio nell'oggettività della realtà e di tutte quante le cose, no? In realtà queste vie non sono antitetiche, ma sono complementari, c'è bisogno di entrambe, senza unilateralizzazioni sterili, no? Ecco. Infatti sono tutti e due grandi dottori della Chiesa. Comunque, a prescindere da questo, ecco, per esempio San Tommaso ha fatto delle riflessioni fondamentali, ecco, sulla immutabilità di Dio, no? Qui Gesù dice: Dio non è soggetto a mutarsi, Dio non cambia. Sono
Sono le creature e i demoni che mutano e quello che oggi amano, domani aborriscono e ciò che oggi aborriscono, domani amano e viceversa. Penso che ogni persona che medita possa fare esperienza di questa situazione. E io ne ho un ampio repertorio, insomma, di conferme, insomma, che sono all'ordine del giorno. Ed ecco perché c'è un altro passo della Sacra Scrittura che sentenzia in maniera ancora più forte: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno, e invece benedetto l'uomo che confida nel Signore. Cioè, le creature, e guardate che la quasi totalità degli esseri umani, anche santamente, lo vedremo adesso, va cercando appoggi umani nelle creature. Che non c'è niente di più folle, perché la creatura per antonomasia è insuscettibile, incapace di poter fornire un punto d'appoggio, perché lei stessa non ce l'ha. Non ce l'ha. Pone nella carne il suo sostegno, no? Carne è un termine tecnico anche della Sacra Scrittura, che non significa carne come corporeità, oppure carne come allusiva alle passioni impure, no? Carne, sarx in greco, basar in ebraico, è l'uomo nella sua condizione di miseria che caratterizza la vita terrena. Ed è qui Gesù a Luisa glielo fa sperimentare, cioè abbiamo visto nei giorni scorsi, in meditazione, se io vivo nella divina volontà, le passioni fuggono, non ci possono stare, cioè non è che uno combatte per vincerle, vanno via. Però lo stare nella divina volontà, che certamente dipende anche dal nostro impegno, è uno stato sublime che dipende principalmente dalla volontà di Dio. Cioè, se Dio decide, bene, oggi io ti faccio uscire un attimo, quindi non è che fai un'uscita colpevole tu, e ti faccio ritornare nella tua condizione perché tu ti ricordi bene chi sei, come ho fatto qui con Luisa, succede la fine del mondo. Questa è un'esperienza che il Signore fa fare ogni tanto alle anime, no? Toglie la mano su di te, come diceva San Filippo Neri, e alla fine. E tu ti accorgi, ma che è successo? Oh, ieri è andata una giornata tanto bene, andata tanto tranquilla, ho fatto tanti atti, stavo tanto unito, mo, stamattina che è successo? Mi sono svegliato storto, che è successo? Non è successo niente, non riesce a dire, come mai oggi ho fatto così? Forse quell'oggi il nostro Signore aveva, nella sua sapienza, pensato che c'è bisogno di un rinfrescamento di memoria, perché se dovessi credere che lo stato sublime di grazia dovesse dipendere in qualche modo da te. Certo, noi dobbiamo impegnarci, noi dobbiamo lavorarci, dobbiamo fare tutto il possibile, dobbiamo fare tutto l'impegno dell'attenzione, tutto quello che vogliamo, imparare l'interiorità, stare dentro noi stessi, cercare di vedere la volontà di Dio, tutte le cose, tutto il lavoro che si deve fare, ma qui bisogna fare riferimento alla recente lettera Placuit Deo, attenzione al pelagianesimo. Cioè, chi pensa che alla fine, sì, ecco, vedi, vedo una divina volontà perché ho fatto tutte queste belle cose, quindi facendo tante queste belle cose io sono riuscito a entrare, ottimo, ecco, adesso abbiamo la medaglia, quindi pelagianesimo d'eresia che ritiene che l'uomo da se stesso possa darsi la salvezza. Che è una bestemmia orribile, anche se il contrario non va inteso malamente, come se tutto dipendesse da Dio. Questa è un'eresia assolutamente tipica del mondo contemporaneo, no? Dell'uomo che ritiene di poter fare a meno di Dio, fare tutto da solo. Questa è proprio l'antitesi della vita nella divina volontà. Proprio, siamo proprio all'altro mondo. Ecco, però di questo noi ogni tanto dobbiamo farne esperienza, perché come diceva, ecco, anche il buon San Francesco,
Quando gli parlavano bene di Sant'Antonio da Padova, c'è qualche aneddoto, dice: sì, ecco, io sono, continui pure a predicare questo grande fratello, insomma, ecco. Però, ecco, facciamo sempre in modo che si ricordi che l'usignolo c'ha quel canto divino perché gliel'ha dato nostro Signore, ecco, non per qualche merito suo. Perché se il nostro Signore gli toglie le corde vocali, adesso non so se l'usignolo c'hanno le corde vocali, non vorrei dire uno sfrondone botanico, però insomma, diciamo che se l'usignolo, il nostro Signore gli tappa la bocca, l'usignolo non canta più. Ecco, non dipende da lui il cantare in quel modo, ma dipende da quello che ha ricevuto dal Signore. Ora, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. E questo vale anche nei rapporti, diciamo così, spirituali. Qui parlo anche per tante esperienze maturate nel contesto della mia vita sacerdotale, che le ho imparate a caro prezzo a volte in alcune circostanze. E questo attaccamento malsano alle creature può e oggi in tante forme compare anche nei confronti di alti esponenti della Chiesa. Farò adesso alcuni esempi perché questo è un tema talmente delicato. A mio avviso, si offende tantissimo il Signore, anzi, senza mio avviso, è una cosa oggettiva, senza che uno se ne accorge. Ci sono varie cose. La prima cosa è l'idolatria. L'idolatria della persona, il culto della personalità, che questo coinvolge, come dire, le persone che in qualche modo o sono un po' o hanno qualche dono, sono bravi predicatori, sono carismatici o, come dire, sono particolarmente, attivi, diciamo così, in alcune virtù particolarmente gradite. E si va a fare della persona un sostituto di Dio. Noi tutti quanti dobbiamo volere bene, e un bene sviscerato, e un amore incondizionato, e un'obbedienza e un onore da riservare pieno, per esempio alla figura del pontefice. D'accordo? Ma è sbagliato prendere un pontefice e, come dire, farne le lodi fino all'inverosimile, e su un altro magari buttarci il fango sopra. Per esempio, quando furono canonizzati, no, beatificati insieme, volontariamente, proprio San Giovanni Paolo II, che intelligentemente capì questa cosa, beatificò insieme Pio IX e Giovanni XXIII, due papi vissuti in contesti storici completamente differenti e che quindi fecero delle scelte molto molto distinte tra di loro. Allora, i soliti omilia, ah sì, Giovanni XXIII, meno male quello che lo beatifica, ah che brutta cosa, insomma, Pio IX sicuramente non è beato e poi lo va a beatificare insieme a Giovanni XXIII, ecco qua. Non va bene questa cosa qui, io ho sempre detto in tutte quante le prediche, in molte prediche che ho fatto, che tanto mi ha colpito l'espressione di una suora, c'aveva 115 anni, ho sentito questa cosa, sono rimasto edificato. Ha conosciuto i papi 115 anni, capite? È nata nel 1903, quindi quando è stato eletto papa in quegli anni lì, San Pio X, ha visti dei papi, San Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco, quindi ne ha visti 10. Quindi, qual è il Papa migliore secondo te? Ecco, non ha risposto. Non c'è un Papa migliore, c'è il Papa, punto e basta. D'accordo? C'è il parroco, c'è il vescovo, c'è il confessore, punto e basta. Se si guarda la creatura, d'accordo? Adesso è chiaro che figure di pontefici come Giovanni XXIII e Francesco, per esempio, l'attuale pontefice, che hanno, incarnano uno stile e sottolineano delle virtù che sono evidentemente particolarmente gradite a tutti quanti, vanno a incontrare un successo che magari un poraccio, un pontefice più, come dire, riservato, più introverso,
introverso, più pacato, d'accordo? Come può essere un Benedetto XVI o un Pio XI, ma fa sempre gli stessi nomi, capito? Poveracci, insomma, no? Non va bene. Non va bene perché va bene che un cattolico comprenda che negli anni 30 andava bene Pio XI, poi andava bene Pio XII, poi andava bene Giovanni XXIII, poi andava bene Paolo VI, adesso va bene Francesco. E quando, speriamo più tardi possibile, il nostro Signore si prenderà Francesco, andrà bene il successore, d'accordo? Cioè l'idolatria non va fatta, la stessa cosa succede con i fondatori, non voglio fare nome, con i fondatori di un tempo di ordine, adesso dei movimenti. Cioè, gli viene tributato un culto, una venerazione, come dire, a volte un'obbedienza, a mio avviso, insomma, cioè, per carità, ha un carisma, ha un dono da parte del Signore, ma poi Dio è Dio, la creatura è creatura. Cioè, queste forme di attaccamenti negli scritti di Luisa si vedono. Si può fare tranquillamente con un sacerdote, che uno se pensa che il sacerdote sia una sorta di Padre Eterno in terra, semplicemente perché nostro Signore gli mette sulla bocca magari qualche buona parola ispirata, ma non è il sacerdote che la dice. Cioè, se tu senti una buona parola ispirata da parte di un prete, ringrazia Dio che ha dato contingentemente a quel prete lingua e sapienza. Se quel prete fa qualcosa che non va, tra una settimana lingua e sapienza quel prete non ce l'ha più, ce l'avrà qualcun altro. Ma non è importante il prete, è importante la parola che ti è arrivata attraverso il prete. Il prete, come dice Gesù nel Vangelo, è uno strumento inutile. Lo è. E per cui non ci si deve attaccare al prete, come quando cambiano i parroci nelle parrocchie, d'accordo? Non ci si deve attaccare al prete. Ci si deve attaccare a Dio. E ringrazia il Signore se attraverso quel ministro ti ha dato la sua parola. Dicevamo, se n'è andato, quello che è venuto dopo è peggio. Ti preoccupare, Dio troverà le forme. Se tu vuoi ascoltare la sua parola, perché questo è il problema, Dio trova il modo per fartela arrivare. Se non c'è più il parroco reale, troverai qualcuno sul web, oggi ce ne stanno quanti ce ne pare, che ti dirà una parola buona per la tua anima, d'accordo? E quando sarà finito il web, il Signore si inventerà un'altra cosa, d'accordo? Su questo bisogna esaminarsi, bisogna, profondamente. Lo stesso, non bisogna mai, come dire, canonizzare le persone prima del tempo, oppure pensare chissà che o chissà che cosa, no? Il Papa stesso, penso che lo sappiate, insomma, si è lamentato tempo fa di quello che lui chiama la francescomania, che non va bene. Nella sua umiltà, ogni volta che finisce un incontro, dice: per favore, pregate per me, d'accordo? Come per dire: guardate, io non sono il Padre Eterno in terra, sto cercando di fare del mio meglio, ma sono un essere umano, lo dice sempre, ho bisogno della preghiera di tutti, come è normale che sia. Anche perché, vedete, quando ci stanno poi queste, come dire, esasperazioni, poi che succede? Succede che ci sono esasperazioni in positivo da un lato ed esasperazioni in negativo dall'altro, che sono tutte quante cose che offendono gravissimamente il Signore, sia le esasperazioni in negativo, ma anche le esasperazioni in positivo. D'accordo? C'è bisogno di una, come dire, normalizzazione. La creatura è sempre creatura. Il Signore la chiama una missione particolare, gli darà le grazie opportune. Preghiamo per lui che sia sempre e basta, è contingente, cioè non è che, cioè, io ho sentito sacerdoti che mi hanno raccontato, sacerdoti di Roma, dice: ah, sei venuto a parlare il tizio, ha detto: fortuna che adesso finalmente c'è Francesco nella chiesa, io non ci ho mai messo piede, rimarrò nella chiesa cattolica fino a quando c'è Papa Francesco, e dopo morto Papa Francesco me ne vado. Ma dico, ma si può fare un discorso di questo genere? Ma che discorso è? Cioè, capito? Cioè, lo capiscono tutti quanti, questo con tutto il bene, con tutta la stima e la devozione che ogni cattolico deve avere al Papa in quanto tale, no? Cioè, ma questo è un discorso assurdo, questo qui. Questo è un discorso che offende gravemente Dio e manca gravissimamente di rispetto nei confronti della persona del Pontefice, che l'ha fatto notare, d'accordo?
Cioè, magari qualcuno pensa di fare contento il Papa facendo così, ma io non ci credo manco se lo vedo. Cioè, quando qualcuno si azzarda a fare qualcosa nei miei confronti, che si pensa, io sto male, d'accordo, interiormente, perché è una mancanza di rispetto nei miei confronti che sono un poveretto, quindi è dire una cosa falsa di me stesso, perché non è così. E è una grave mancanza nei confronti del Signore, che è a Lui che bisogna rendere onore, gloria e grazie per questo, non alle creature. Questi sono gli attaccamenti idolatrici. Poi ci sono le altre forme di attaccamenti, che sono gli attaccamenti affettivi. Uff. E questo vale per tutte le creature, tutte, le persone che si attaccano malsanamente anche agli affetti più santi, a volte le persone che si sposano, come dire, da sprovveduti, senza ponderare sufficientemente, perché? Perché sentono soli, hanno bisogno di un affetto stabile, gli manca la terra sotto i piedi, trovano qualcuno, qualcuno dice, vabbè, le cose non sembrano tanto bene, però poi si aggiusteranno e vanno a fare i matrimoni avventati e poi si ritrovano col matrimonio a zampa all'aria. Da cosa dipende questo? Perché noi nella vita dobbiamo essere capaci di andare al fondo delle cose, non è semplicemente un errore. Cos'è che ti ha mosso? Ti ha mosso che tu cercavi la vita in un affetto umano, d'accordo? E te sei, nel momento che ti mancava la terra sotto i piedi, ti sei accontentato della prima cosa che. Ma tu non ci si sposa perché uno cerca un affetto umano, il matrimonio è una vocazione. Capite? Così, ecco. Questo tipo di ricerca può anche, come dire, inserirsi nei rapporti cosiddetti spirituali. Cosa cerca un'anima da un sacerdote? Lasciamo perdere chiaramente le aberrazioni di cose, insomma, che non voglio neanche considerare, perché sono ad un livello molto molto più basso. Qui stiamo parlando di attaccamenti, quindi di un qualche cosa di meno volgare, di più raffinato, quindi non voglio neanche considerare, ecco, certe sfere. Però, cioè, quando in un sacerdote si cerca, come dire, l'affetto, l'amico, la comprensione, o l'appoggio che uno magari non ha mai avuto, una personalità fragile, una persona sola, questo è meno grave. E forse un po' più comprensibile dell'idolatria, ma non va bene perché il centro del nostro cuore, il centro della nostra affettività deve essere il Signore. Dio non vuole, Dio è un Dio geloso, dice l'Antico Testamento, non nel senso della gelosia grossolana nostra, ma geloso nel senso che vuole farti capire che il cuore Dio lo vuole per sé, non lo divide l'affetto inteso come attaccamento profondo. È chiaro che noi dobbiamo avere amore verso tutti, accogliere l'amore santo di tutti e essere come divini di carità verso tutti, ma non possiamo e non dobbiamo attaccarci a nessuno, d'accordo? A nessuno. A nessuno. Perché le creature sono tutte quante contingenti. L'affetto, quindi, il cuore del nostro cuore deve essere di Dio. E solo di Dio. E qui poi sono tutti quanti i meccanismi, perché poi le persone non se la dicono la verità a se stessi, perché nessuno che è idolatra va a dire che è idolatra, nessuno che è disordinatamente attaccato a qualche figura anche spirituale lo va a mettere a se stesso, comincia a pensare, ma no, 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 è perché io cerco di diventare santo, ma no, è perché io lo vedo come esempio, tutta una serie di pseudo false motivazioni, ma la realtà è quest'altra. E poi alla prova questo si rivela. Allora, dentro la divina volontà, ecco, vedete che si parla di riordinare tutte le cose, equilibrare tutte le cose. Questi argomenti non solo che devono entrare, ma devono entrare alla grande. Cioè, noi dobbiamo entrare dentro il nostro cuore e vedere, come dice Gesù, dov'è il tuo tesoro? Là sarà il tuo cuore. Pensate alle persone che fanno follie per una squadra di calcio.
o per un cantante. Hanno i concerti e cominciano a scalmanarsi o a scrivere tu sei il mio Dio, l'ho visti gli striscioni, tu sei il mio Dio, riferito a qualche, oppure X ti adoro, non facciamo nomi e cognomi per ragioni di carità. Io l'ho visto in televisione, come dire, ai servizi sui concerti, l'ho visti, gli occhi miei. O le persone che non capiscono più niente quando gioca la partita di calcio che va davanti a tutto e a tutti. Cioè, non sono idolatrie queste qui? Certo che lo sono. Peccati gravissimi contro il primo comandamento. Gravi, cioè non sono cose da niente, sono cose gravi queste qui. D'accordo? Non è che se uno diceva, ah sì, ma non ho commesso gli atti impuri, quindi non è una cosa grave. No, no, è una cosa grave questa. Ed ecco perché Gesù dice, attenzione, il solo amore vero e sincero, unito alla mortificazione, mi fa nascere vivo e crocifisso nel cuore di chi mi ama. Se tu non senti vicino al Signore, adesso non è che ci nasce crocifisso come a Luisa, ma non c'è una relazione intima con Lui, guarda bene dentro di te, perché Gesù il primato non lo divide con nessuno. Se tu vuoi stare con le creature, buon viaggio, cadi nella, tra virgolette, maledizione di Geremia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo che pone nella carne il suo sostegno. D'accordo? E lo vedrai, perché quello che oggi idolatri, domani lo riempirai di vituperi, e parlo sapendo quello che dico, e viceversa, d'accordo? Se tu ti attacchi semplicemente alla creatura, e viceversa. Dalle stelle alle stelle e dalle stelle alle stelle, dall'oggi al domani. Queste sono cose molto molto profonde, ma dentro la vita, nella divina volontà, questa è una delle prime cose che deve saltare, delle prime cose in assoluto che deve saltare. Cioè le realtà umane, le persone, tutte quante riordinate, l'ordine che è Dio e che è la vita nella divina volontà. Il mio cuore è di Dio e di nessun altro. È evidente che per amore di Dio io amo il prossimo come me stesso, accolgo l'amore sano e santo, bello, d'accordo, distaccato, ma distaccato non vuol dire freddo, vuol dire distaccato, che arriva dagli altri, sono costruttore di carità, intesso buone relazioni, eccetera, eccetera, e basta però. Senza ingenerare attaccamenti, forme idolatriche o cose del genere. Sono cose molto, molto, molto importanti. Ecco. Dobbiamo sapere che il nostro cuore tende a queste cose e essere sempre vigilanti e chiedere aiuto al Signore. Ricordando che se il Signore ci lascia un attimo, ecco, da soli con noi stessi, tutto questo si scatena in una maniera impressionante. Quando Gesù torna nel nostro cuore, torna nel nostro cuore se noi gli diamo il primato nel nostro cuore, come è successo a Luisa, le mie passioni sono scomparse, non so dove sono andate, sono rimaste come una bambina e sono tornata in me stessa tutta cambiata. Ci voglia il Signore aiutarci, ecco, a penetrare bene dentro di noi e a saper riconoscere cosa c'è nel nostro cuore, ecco, per togliere tutto ciò che a Dio non piace, togliere gli idoli dall'altare del nostro cuore, togliere gli affetti a Dio non graditi, gli attaccamenti malsani e restituire il cuore all'unico che ne ha l'assoluto diritto, che è nostro Signore.
Bene, Divina Maria, aiutaci in questo viaggio dentro noi stessi a conoscere bene cosa c'è dentro il nostro cuore. L'Antico Testamento ci ricorda Dio che fece stare 40 anni Israele nel deserto perché conoscessero cosa c'era nel loro cuore e se avrebbero servito Dio oppure no. Al termine di questa Quaresima, ecco, ti chiediamo davvero, ecco, come frutto di tutto quello che abbiamo vissuto nella Chiesa e con la Chiesa in questo tempo, di concederci questa grande grazia, ecco, in occasione della Pasqua imminente, conoscere bene il nostro cuore. E se c'è da fare qualche passaggio, qualche morte dell'uomo vecchio e risurrezione dell'uomo nuovo, aiutaci perché questo è il momento opportuno. Ecco, che tutto quello che ha guastato il nostro cuore muoia insieme alla morte di Gesù e possa risorgere un cuore rinnovato, unito totalmente solo a te, che sei l'unica creatura a cui ci si può attaccare senza pericolo, e a Gesù e a nessun altro, dove tutti sono all'interno di questo campo privilegiato di amore e sono vissute tutte le relazioni in maniera ordinata, bella, gradita a Dio, utile e feconda. Te lo chiediamo con tutto il cuore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.